E allora io parto dalla prima volta che noi, come popolo italiano, siamo andati a votare per scegliere i rappresentanti del popolo. E nel 1948, la prima volta che si sceglievano i rappresentanti del popolo a suffragio universale, quindi uomini e donne liberi, non ricordo che erano sopra l'80% della popolazione italiana andata a votare in quell'occasione, quindi una partecipazione massima, ed era la prima volta del voto delle donne per scegliere dei rappresentanti del popolo. In quel momento uomini e donne liberi hanno scelto i rappresentanti del popolo alla Camera e al Senato, quindi hanno scelto il 100% dei propri rappresentanti del popolo sia alla Camera sia il 100% dei rappresentanti al Senato. Cosa succede oggi con questa riforma? Succede che al Senato noi non avremo più la possibilità di votare. Ci saranno 100 senatori e questi 100 senatori li sceglieranno altri per noi. Noi non potremo più votare come nel 1948. Cioè saranno consiglieri regionali, sindaci e persone scelte dal Presidente della Repubblica che formeranno il nuovo Senato. Quindi avremo un Senato al 100% scelto da altre persone, non dai cittadini. Se ci spostiamo alla Camera, dove oggi abbiamo una legge che è l'Italicum, che è sempre questo governo ha scritto, noi avremo con il sistema dei capolista bloccati. Che significa capolista bloccati? Significa che il segretario di partito sceglie chi mettere come primo nella lista e quelli sono bloccati e sono quasi a posto assicurato, diciamo, in Parlamento. Con questa formula si può arrivare a un 70% di deputati scelti dai segretari di partito con capolista bloccati. Quindi che cosa succederà? Che al Senato il 100% verranno scelti da altre persone, consiglieri regionali. Alla Camera il 70% verranno scelti dai segretari di partito e ai cittadini rimarrà un sistema di preferenze che al più potrà nominare circa 30% di deputati. Che cosa succede a questo punto? Succede che se facciamo il parallelo con una società per azioni, noi abbiamo al Senato neanche un'azione, alla Camera abbiamo il 30% delle azioni. Che cosa succede in una società delle azioni quando tu hai le azioni di minoranza? Che quando vai all'assemblea dei soci che si svolge una volta all'anno, tu hai diritto di tribuna, si dice. Vai là, parli, denunci pure qualcosa, ma a decidere chi saranno quelli che hanno la maggioranza, cioè i segretari di partito che hanno deciso quali deputati e i consiglieri regionali che hanno deciso quali consiglieri regionali. Quindi, secondo voi, anche se non hanno modificato la prima parte della Costituzione, con questo sistema di riforma costituzionale, sistema elettorale, la sovranità appartiene ancora al popolo? Seconda questione, chi mettiamo dentro al Senato? Mettiamo al Senato consiglieri regionali e sindaci eletti da consiglieri regionali. Ora, se esiste la classe politica più corrotta, ahimè, escludendo i presenti Tommaso Malerba, consigliere regionale, è la classe politica più indagata d'Italia. Un articolo, ad esempio, cito una fonte come l'articolo dell'Espresso del 2014, quindi sicuramente non un giornale che sostiene il Movimento 5 Stelle, ma di Pier Benedetti, quindi del Partito Democratico, scrive che nel 2014 avevamo 521 consiglieri regionali indagati. Ora, anche se volessero, non riuscirebbero a mettere nel Senato persone che non sono indagate o condannate, anche se volessero.
E che cosa succede a queste persone? Avranno l'immunità parlamentare. Che significa immunità parlamentare? Che non potranno essere arrestati se non con un voto del Senato, non potranno essere intercettati se non con un voto del Senato. E quindi questo è uno scudo, un privilegio che viene allargato alla classe dei consiglieri regionali e sindaci che potranno essere indagati in qualche processo pure grave. Allora io voglio e concludo, che poi abbiamo comunque un consigliere regionale che dirà, completerà, e soprattutto professore di diritto costituzionale che è esperto sulla materia sicuramente più di noi, concludo diciamo con la scheda che ci troveremo a votare nell'urna. Allora la scheda, ve lo dico, io tanto ve la troverete davanti, è scrive la prima parte: vuoi superare il bicameralismo perfetto, ridurre il numero dei parlamentari, contenere i costi di funzionamento e sopprimere il CNEL? Sì o no? È chiaro che chi non ha studiato niente, non si è informato e si trova questo davanti, un po' ha delle difficoltà a mettere la croce sul no. Dice, queste belle cose, io metto la croce sul no. Eppure, diciamo, sembra quella cosa di quando ti mettono nel messaggio promozionale: attenzione, l'immagine che stiamo pubblicizzando potrebbe non essere uguale al contenuto, no? Vedete i gelati della Samsung o di Algida quando sono giganti e poi di sotto piccoli, attenzione, l'immagine è solo di tipo illustrativo. E allora, perché dico questo? Dico questo perché dicono che il bicameralismo perfetto è superato e invece il Senato sta ancora lì e avrà ancora voce in capitolo su leggi costituzionali e leggi di bilancio, quindi potrà chiedere e avere la possibilità di intervenire sulle leggi del Parlamento, quindi ci sarà ancora il ping pong, tra l'altro però non tra senatori eletti da noi, ma tra diciamo consiglieri regionali nominati da altri. Poi riduzione dei costi. Dicono che ridurranno il numero di parlamentari, però non dicono che aumenteranno il numero delle poltrone per i consiglieri regionali e sindaci. Dicono che ridurranno i costi, che la ragioneria di Stato, Renzi ha detto riduciamo la spesa di 1 miliardo, poi la Boschi ha detto riduciamo la spesa di 0,5 miliardo, poi la ragioneria di Stato, quella che fa i conti nello Stato, ha detto che il risparmio sarà di circa 50 milioni. Ora, 50 milioni è pari e vicino a una cifra 42, che è quella a cui ha rinunciato il Movimento 5 Stelle quando è stato eletto sul rimborso elettorale. Cioè, solo votando il Movimento 5 Stelle nel 2013, lo Stato ha risparmiato 42 milioni di euro perché noi non abbiamo ripreso il rimborso elettorale. Perché non l'abbiamo fatto? Potevamo fare le campagne elettorali più belle con le mongolfiere che salivano, qualcuno che qualche supereroe scendeva dal cielo. Tuttavia abbiamo un profondo rispetto della democrazia e della democrazia delle scelte dei cittadini, e c'è stato un referendum in Italia, forse qualcuno se lo ricorda, dove sono stati aboliti i rimborsi ai partiti. Poi hanno cambiato nome e hanno inserito di nuovo. Allora noi, nel rispetto della democrazia, abbiamo detto no, i cittadini hanno scelto, hanno detto che i partiti non devono più. Noi ci finanziamo con campagne di finanziamento, la gente ci dona 10, 20, 30 euro, a volte andiamo a servire la pizza, più spesso qualcuno si è trovato che abbiamo servito la pizza a tavola e la gente ci dà 20 euro per la pizza a tavola e magari viene perché vuole conoscere Alessandro Di Battista, qualcuno, qualche deputato, senatore più conosciuto che ha visto in TV, e noi raccogliamo dei fondi con microfinanziamenti di piccole. Abbiamo rinunciato a quei 42 milioni. Ma se questo governo è veramente per il risparmio, allora significa che lunedì, quando ci sarà in discussione la nostra legge che arriverà alla Camera dei Deputati, che chi
chiede a tutti i parlamentari di dimezzarsi lo stipendio, voteranno sì. Mi aspetto che il Partito Democratico, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, che è stato importante per questa riforma, i Verdiniani, Alfano e tutti gli altri, voteranno sì a dimezzare lo stipendio, perché noi tanto già ce lo dimezziamo, mancano loro. Voteranno sì alla proposta di legge, ci aspettiamo, e quello porta un risparmio di 80 milioni, quindi più di questa riforma, dovremmo essere ancora più incentivati. Allora io dico, diffidate dei titoli, perché ci hanno promesso la buona scuola, e dopo 3 anni di questi governi, trovate la scuola cambiata? Vi hanno promesso posti di lavoro, risolvere la disoccupazione. Dopo il job act del governo, i vostri figli stanno lavorando, hanno smesso di emigrare, la disoccupazione è risolta. Ci hanno promesso di sbloccare l'Italia, sblocca Italia, il decreto sblocca tutti i cantieri che erano bloccati, adesso partiranno, l'economia in vigore, è ripartito. Sblocca Italia, l'hanno chiamata, bellissimo, sblocca Italia, sblocca tutto più fluido. Si è sbloccato qualcosa nella nostra. Allora io vi chiedo, perché ci dovremmo ancora fidare di, per almeno questi esempi che io ho fatto, un governo che ci ha già fregato 3 volte, adesso ci propone un altro bel titolo, un'altra bella domanda a cui pensiamo che sia interessante votare sì. E invece, e l'ultimo, e poi finisco veramente, un altro tema è il cambiamento. Dicono che vogliono che adesso si cambia, adesso non si cambia più, o ci togliamo questi parlamenti, questi senatori dalle scatole, adesso non ce li toglieremo più dalle scatole. E allora io vi dico che questo è proprio una pietra tombale sul cambiamento, è una pietra tombale sul cambiamento, perché se il Senato sarà riempito da consiglieri regionali che oggi sono per la maggioranza del Partito Democratico, domani qualsiasi voi votate un'altra forza politica, il centrodestra che va al governo alla Camera o il Movimento 5 Stelle che va al governo alla Camera, non potrà fare nulla senza il coinvolgimento del Senato che appartiene al Partito Democratico. E quindi se noi, il Movimento 5 Stelle, vogliamo abbattere i privilegi, tagliare i costi della politica, verremo ostacolati dal Senato. Si bloccherà il cambiamento. Non pensate al cambiamento oggi, pensate al cambiamento di domani, che sarà bloccato per i prossimi decenni. E io questo non lo vedo.